Perché dal 23 maggio 2022 bisogna presidiare tutte le procure d'Italia? Per pretendere che i magistrati, ligi alla Costituzione e alle leggi, inizino ad avviare e valutare tutte le denunce dei cittadini sabotate da altri magistrati criminali, con l'abuso del modello 45 e altro, così da iniziare il processo di pulizia all'interno delle istituzioni, partendo dai loro colleghi fino a tutti gli affiliati ai sistemi criminali. Logge, cosche, ordini, sette. Dentro e fuori dalle istituzioni, i quali hanno messo in atto il golpe politico giudiziario siglato nel 1989, tuttora in corso, con l'obiettivo di distruggere definitivamente i cittadini e la nostra nazione. Solo se insieme all'associazione Governo del Popolo, ai vari gruppi e movimenti, i cittadini parteciperanno al presidio davanti alle procure d'Italia, si potrà evitare che i sistemi criminali continuino a delinquere indisturbati.